Ragazzi, oggi nuova collezione Marvel Movie Museum. Nick ci farà conoscere questa bellissima opera Marvel con tutti i gadget dei supereroi. Iniziamo con quello di Iron Man, il casco. Mamma mia, che spettacolo! Vai, Nick, a te l'onore. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Nick e Giù. Come avete sentito da Giulio, quest'oggi nuova opera. E cosa abbiamo qua? La prima uscita di Marvel Movie Museum. Una nuova opera della De Agostini che ripercorre tutte le armi e i caschi della Marvel, della Cinematic Universe, e abbiamo tanti protagonisti. Nella prima uscita però abbiamo il casco Mark 85 di Iron Man. Direi non perci in chiacchiere e andare a scoprire questa opera. Bene ragazzi, eccoci qua, pronti a scoprire questa nuova opera, che in realtà nuova così tanto non è. Scusate, perché questa opera qua è già uscita online qualche mese fa, forse un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa, e ora finalmente la possiamo trovare anche in edicola. Come dicevamo prima, la prima uscita costa 2,99€. All'interno abbiamo il casco Marco 85 di Iron Man più il magazine ufficiale qua all'interno. Qua possiamo già intravedere la maschera, che comunque dopo andremo a vedere per bene. Repliche fedeli originali, modelli in metallo e ABS e rifiniti nei minimi dettagli. Perciò possiamo proprio rivivere e toccare con mano, vedere con gli occhi per bene proprio quelli che da bambini, da ragazzi, ma anche da adulti sognavamo e guardavamo nel grande schermo al cinema, e che presto ritorneranno gli Avengers e comunque film della Marvel, della De Agostini, De Agostini Collectibles, deagostini.com e ovviamente ufficiale Marvel Studios. Andiamo a vedere il retro e voilà la collezione. Questa collezione vi permetterà di rivivere le meravigliose scene del film Marvel, di immergervi nelle storie alla scoperta degli autori del fumetti del presente e del passato. Gli oggetti iconici, quali avventure si nascondono dietro un incredibile manufatto dell'universo cinematografico Marvel? Chi lo ha immaginato? Scopri la storia di ogni oggetto, le sue caratteristiche, i suoi poteri e il suo posto nel mondo narrativo Marvel. Grandi autori e artisti, i creativi della Marvel di oggi hanno dato il loro meglio per fare dei fumetti, il miglior universo di supereroi del mondo. E un secolo di saghe, una selezione di storie imperdibili dell'universo Marvel contenuto nelle saghe più emozionanti scritte e illustrate nel corso di quasi un secolo di produzione creativa. Mamma mia. Allora, aspettate che stacchiamo la maschera, che ci dà un po' fastidio, non ci fa sdraiare completamente il foglio. Perciò la strappiamo e la mettiamo qua. E ora, olè, possiamo metterlo così. Vediamo. Modelli in metallo ABS, come dicevamo prima, grande taglio non realismo, con basi personalizzate addirittura. Edizione per i collezionisti, una collezione imperdibile di oggetti unici. Collezione caschi, le armi e manufatti più famosi dell'universo Marvel e sfoglie magazine per scoprire la storia dei supereroi e super cattivi più carismatici di tutti i tempi. Marvel Movie Museum. Nella seconda uscita, che non so quando uscirà, forse mensilmente, non lo so, o forse ogni 15 giorni, boh, troveremo lo scudo di Captain America più il magazine, prezzo di 7,99€. E sono un totale di... Ah, ci sono vari prezzi, ecco qua. La tua collezione si compone di 80 numeri. Primo numero 2,99, secondo 7,99, poi 15,99, alcuni 5 numeri 19,99 e 10 numeri a 24,99. Quindi questi qua già sono 250€ più... Sì, siamo comunque intorno ai 1000€, forse un poco più di 1000€ per completarla tutta. Nella collezione troviamo il guanto dell'infinito, l'occhio di Agamotto, il casco di Ant-Man, Stormbreaker, il nano guanto di Iron Man, bellissimo, il Tesseract, il casco di Black Panther e molti altri ancora. Infatti qua li vediamo che troviamo comunque il martello di Thor, il casco di Iron, il casco di Star-Lord, il casco di Ant-Man, Loki, il reattore di Tony Stark, di Iron Man, il casco di Captain America, lo scudo di Captain America, il casco di Iron Man che troviamo nella prima uscita, il guanto dell'infinito di Iron Man, la maschera di Black Panther, la maschera di Spider-Man bellissima, il primo scudo di Captain America, poi troviamo il Agamotto, dovrebbe essere l'occhio di Agamotto, e altro, il martello di Thor,
E poi qua l'ultima, ah, è l'arma di Star-Lord, si può anche intravedere. Sì, è qua Mjolnir, sì. Due Mjolnir, eccoli qua. Allora, 2,99 la prima uscita, dicevamo, e ora non ci resta che andare ad aprire, allora, perché troviamo tutto. E allora prendiamo, andiamo a rimuovere il primo magazine, cioè il pacco contenente i magazine. Oh, sempre super incollati. Voilà. Forse ci vorrebbe un super potere per staccarlo, ma ce l'abbiamo fatta. Questo qua sembra già bellissimo. Non so se è un poster. Nel caso sarebbe una cosa spettacolare. Via la bustina. Questo qua lo lasciamo per ultimo. Ah no, è solo questo. Pensavo si allargasse, invece no. Solo questo, però è bello, dai. Ci sta. Con Iron Man, Spider-Man e Thanos. Carino, ci sta. Mettiamo qua. Poi troviamo la spiegazione, la guida della prima uscita. Offerta solo online. In più, se scegli col pagamento con PayPal, riceverai il magnifico Mjolnir Thor. Bellissimo, 15 centimetri, bellissimo. Bello grande, cavolo. Grandi dimensioni, infatti. Porca miseria. De Agostini Premium, rende ancora più speciale la tua collezione. Offerta solo online e troviamo tutti, non so se i caschi o proprio le armature, no, 8, sì, 8 caschi dell'iconica armatura di Iron Man. Porca miseria. Mark 12, Mark 15 Sneaky, Mark 17 Earthbreaker, Mark 33 Silver Centurion, Mark 39, Mark 25 Striker, Mark 41 Bones, Mark 38 Igor. Bellissime, cavolo. Tra cui questa qua azzurra, qui si, diciamo, si ispira l'armatura di Iron Man femminile. Aggiungendo solo 1,75 in più a numero, a partire dal quarto numero, ricevi in corso d'opera 8 caschi delle iconiche armature di Iron Man, più hai le spese di spedizione gratis per tutta la durata della collezione. Perciò, se siete appassionati e volete fare abbonamento, quella là è tanta roba. Ordina subito e non perdere nemmeno un numero. Con il primo invio lo scudo di Captain America più magazine. E con il secondo invio, la terza uscita è il casco di Iron Spider gratis. Apriamo! Mamma mia! Ricevi a casa tutta la collezione, tanti fantastici regali, tre magnifici poster, la tazza personalizzata, la shirt di Iron Man e il reattore Arc. Bellissimo! Il reattore di Tony Stark. E questo è quello che vedevamo prima. Mamma mia, mamma mia. Mamma, vedere queste cose viene da fare l'abbonamento istantaneo, però è comunque una bella spesa da affrontare. Ecco qua, troviamo la guida all'opera, questo qua è il retro, qui ci fa vedere tutte le maschere che dicevamo, bellissime. E partiamo allora con questa guida all'opera che si apre. E voilà. No! No! Super poster! Mamma mia! Di Iron Man nei cieli di New York! Bellissima, cavolo. E allora il poster lo abbiamo, eccolo qua. Mi muovo un po' per farvelo vedere. Bellissimo. E per 2,99 euro, ragazzi, la prima uscita conviene tantissimo. Lo sto dicendo praticamente con gli occhi a cuoricino, da super fan della Marvel, da super fan degli Avengers, da super super fan di Iron Man, mamma mia. Ecco qua, fedele riproduzioni, casco di Iron Spider, ti dice anche i film da dove provengono. E noi oggi abbiamo la maschera di Iron Man che utilizzò in Avengers Endgame, dove purtroppo sappiamo tutti com'è andata a finire per il nostro Iron Man. Tra l'altro con Robert Downey Jr. che dal 2026 nei prossimi film interpreterà Doctor Doom, quindi staremo a vedere come andrà. E comunque sì, qua più o meno tutto quello che abbiamo già visto, però molto bello il poster. E allora ci manca solo andare a vedere il Marvel Movie Museum della guida al primo numero. Al cinema, Marvel Movie Museum, Iron Man Mark 85 il casco, nei fumetti gli autori, nei fumetti grandi storie. Andiamo a vedere.
Voilà. Allora, qua ci spiega un po' chi ha strutturato il tutto. Iron Man Mark 85 casco. La maschera mantiene l'aspetto della Mark 50, sui lati risaltano dettagli in argento, la forma evidenziata, la sua struttura componibile, le componenti del casco sono tutte richiudibili, addirittura. Mamma mia, Iron Man Mark 85 casco, la grezza armatura Mark 1. E poi qua troviamo un po' di storie nei film, quando viene utilizzata questa maschera qua, come ci diceva l'indice. Matte Fraction, gli autori, quindi uno degli attori dei fumetti. Andiamo avanti. Salvador, è una pagina, sì, Salvador Larreca, un altro autore, disegnatore di Iron Man nei fumetti. Stark Resilient, andiamo avanti. La nuova armatura, sempre nei via dei sempre per via dei fumetti. E si conclude la guida alla prima uscita. Bene, direi che tutte le parti burocratiche, diciamo, le abbiamo viste, e non ci resta che andare a focalizzarci sul nostro bellissimo casco. Eccolo qua, andiamo ad aprirlo. Voilà. Vediamo se ce la facciamo da soli o abbiamo bisogno di un superpotere. Forse ce la facciamo. Sì, direi di sì. Voilà. Cerchiamo di non rovinare nulla, perché altrimenti Tony Stark si arrabbia con noi. E voilà, eccoci qua. Mamma mia, bellissimo la protezione, la latta, la protezione, chiamiamola così, che adesso non mi viene il nome. Guardate, addirittura Avengers Endgame, Iron Man Mark 85 Helmet. Vediamo il retro cercando di non farlo cadere. E anche se noi lo terremo con la protezione, però adesso andiamo a vederlo per bene senza la protezione qua, senza il vetrino. Vediamo se riusciamo ad aprirlo oppure ci vediamo tra un secondo. Eccola qua, senza la plastica di protezione, ed è bellissima, super in metallo e ABS. Sentite qua, si sente proprio, è pesantissima, davvero davvero bellissima. Mamma mia, spettacolare. Wow, per 2,99 euro, ragazzi, li vale tutti, perché in fiera magari vediamo le stesse cose che costano magari anche intorno ai 10-15 euro. Per 3 euro, ragazzi, è perfetto. E poi mai dire mai, nel futuro potrebbe prendere valore, non si sa mai, che comunque se viene tenuta bene, col passare degli anni magari può prendere il suo valore. Comunque poi ci rimettiamo la protezione in modo che nessuno potrà distruggerla. Bene, dalla prima uscita di Marvel Movie Museum, dopo che abbiamo scoperto questa nuova opera della De Agostini e Marvel, possiamo andare ai saluti. Sì, vi saluto, al prossimo video. Passo la parola a Nick per i saluti finali. Ciao ragazzi. Bene, ragazzi, eccoci qua. Questo video termina qua. Un'opera molto molto bella, sarebbe bellissimo farla tutta, ma è una spesa davvero davvero importante da affrontare. Però per chi se lo può permettere, chi è super appassionato, diciamo che è tanta tanta roba, davvero fatti benissimo, spettacolare questo casco di Iron Man, così come saranno tutte le altre uscite. Io vi saluto perché devo raggiungere Iron Man a New York. Come al solito ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate like al video, commentare questo video, seguirci sui social, link in descrizione. Se volete potete abbonare al canale a prezzi bassissimi, bloccare tantissimi vantaggi. E se volete potete acquistare su Amazon il diario collezionista, il diario fantacalcio, il diario del password e il diario della Formula 1. Passate dal primo link in descrizione su Megliaco per maglie da calcio a prezzi bassissimi. Ciao ragazzi!